Impiegato del tempo, va bene? Le va bene? Impiegato del tempo, chiedo scusa. Impareremo meglio anche l'italiano col tempo. Se era perso, non l'avrei perso come l'ho perso, ad ascoltare le persone. Allora, le interrogazioni slitteranno al prossimo consiglio che si terrà oltretutto a breve. Presidente, da regolamento, in merito all'articolo 88, la prego di non interrompermi quando parlo, perché me l'avete già fatto notare una volta. L'ho fatto io sbadatamente, non fatelo voi. L'articolo 88 prevede, qualora sia trascorsa un'ora, di saltare le interrogazioni. Pertanto passiamo alle delibere. Presidente, in merito all'ordine dei lavori. Se lei gentilmente mi chiede la parola, io poi gliela do. Mi può dare la parola, Presidente, in merito all'ordine dei lavori? Consigliera Perego, prego. Grazie, Presidente. Io ho chiesto, e credo che questa sera a testimonianza ci sia non solo il Consiglio Comunale, ma anche un folto pubblico sugli spalti, ho chiesto appositamente alle 20:54 che venisse discussa l'interrogazione. È stato detto poi verrà discussa. Ci siamo seduti in quest'aula a termine dell'incontro con i genitori più di 10 minuti fa, non si è ripreso il consiglio, mi verrebbe da pensare volutamente forse per non discutere un'interrogazione che tra l'altro è di interesse del pubblico qui presente questa sera. Io credo e mi sento di consigliare anche all'assessore Titta Ferrante, che non è stata presente all'incontro con i genitori, di cogliere questa occasione per dare le risposte che la città si merita. Guardi, le rispondo, prego però i cittadini di non applaudire perché non è consentito. Non è una regola mia, non è una regola mia. È una buona consuetudine visto che ci troviamo in un luogo istituzionale. Consigliera Perego, quando ci siamo accordati di incontrare i cittadini, lei gli ho pienamente detto che avevo intenzione di chiudere il Consiglio Comunale prima della mezzanotte. Lei mi ha fatto presente della interrogazione, io gli ho detto ok, vediamo, ok, è passata un'ora, io purtroppo non riesco, ma siccome, ripeto, c'è un Consiglio Comunale, una questione di pochi giorni, sarà e gliela inseriamo dentro sicuramente. Presidente, io rinuncio a tutti i miei interventi questa sera per un totale di 40 minuti per discutere l'interrogazione. Consigliera, io devo andare avanti. No, Presidente, mi scusi, chiedo anch'io la parola. Posso, consigliere Di Pietro? Velocissimamente, tanto ormai tempo l'abbiamo perso, come io ha detto lei. Vi prego, perché devo andare avanti. No, vabbè, sì, andiamo avanti, però a questo punto rinuncio anch'io agli interventi, perché credo che i cittadini vengano prima di noi e si meritano una risposta. Io sono d'accordo con lei, i cittadini vengono prima di noi, l'ho sempre dimostrato in tutti questi anni, però io devo andare avanti nel Consiglio Comunale, ci sono delle delibere, ripeto, a giorni, questione di 3, 4, 5 giorni, ci sarà un altro Consiglio Comunale, vi invito a venire e vedrete che parleremo e discuteremo delle interrogazioni in oggetto. Oltretutto ci siamo accordati anche per un incontro con il Sindaco e con l'Assessore, vi prego cortesemente. E non con i consiglieri comunali. E lei continua a interrompere. Presidente, se finiamo il consiglio in tempo possiamo discutere l'interrogazione? Lei sta volutamente mettendomi in una condizione di disagio. Le ho detto, devo andare avanti e ho delle delibere importanti da portare avanti questa sera. Andiamo avanti per trovare una soluzione che metta d'accordo tutti, Presidente. Io devo andare avanti, ok? Ma non ha risposto alla mia domanda, Presidente. No, non sono obbligato, gli ho già risposto. Devo andare avanti per le delibere. Allora, passiamo alla delibera di consiglio al punto 17. Distribuiamo le schede per la votazione, grazie. Procediamo alla nomina degli scrutatori, due di maggioranza. Chi si propone? Mi suggerisca anche il nome per cortesia. Molteni, Recupero. Uno scrutatore per la minoranza.
lo indichi lei. Se non lo danno, lo individui lei. Perego. Dice individui Perego. Sì. No, assolutamente, ma perché? Ma... Mamma mia. Prego, do la parola al segretario generale per l'illustrazione della delibera al punto 17. Occorre procedere ogni 2 anni, quindi con cadenza biennale e soprattutto in relazione al cambio di amministrazione che coincide con il biennio, con la biennalità, alla nomina della Commissione per la tenuta e aggiornamento dell'albo dei giudici popolari presso la Corte di Assise. Il regolamento prevede che i componenti siano in numero di 2, sono state distribuite le schede, dove ogni consigliere avrà a disposizione un solo voto, quindi dovrà indicare il nome di un solo consigliere e saranno conteggiati e sarà nominato il consigliere che avrà ottenuto il maggior numero di voti, relativamente uno per la maggioranza e uno per la minoranza. Grazie, segretario. Provvediamo all'urna. Io ce l'ho, se provvediamo all'urna anche. Invito i consiglieri, allora invito gli scrutatori a depositare per primi la scheda e a vigilare sulla corretta esecuzione. Cos'è? Un ordine del giorno e un altro ordine del giorno. Se li volete vedere, poi me li date che faccio le fotocopie quando ci sarà la delibera dell'assessore Lambrada. Sì, quindi devo scrivere. Se volete guardare. Perego ha votato, Recupero ha votato, no, state qui però perché così controllate, grazie. Molteni ha votato. Aiosa Alessandra. Attanasio Tullio. Bonomelli Mosè. Chitto Monica. Di Cristo Vincenzo. Borgonovo Paola, scusate. Di Cristo Vincenzo ha votato? No, ecco. Di Pietro Stefania.
Di Stefano Roberto. Ercoli Elisa. Fiorino Giovanni. Franciosi Serena assente, Ghezzi Gabriele, Lanzoni Marco, Molteni Mario, già dato è vero, scusate, Pagani Maria Luigia, Pasquinelli Rossano, Pastorino Loredana, Perego ha votato, Piano Alessandro, Pogliaghi Federico, Recupero ha votato, Rivolta Andrea, assente, Rosa Vittoria, Valsecchi Sergio, Vincelli Gianmaria. Gli scrutatori procedono allo scrutinio. Il nome, mi serve il nome. Abbiamo subito? Sì, no, no, dite già voi. Allora, Pagani 1. Ok, quando... Rosa Vittoria. Rosa Vittoria 1. Pagani. Pagani 2. Rosa Vittoria 2. Rosa Vittoria. Rosa Vittoria 3. Rosa Vittoria. Rosa Vittoria 4. 5. Rosa Vittoria 6. Pagani 3. Rosa Vittoria 7. Rosa Vittoria 8. Pagani 4. Rosa Vittoria 9. Rosa Vittoria 10. Pagani 5. Rosa Vittoria 11. Pagani. Pagani 6. Rosa Vittoria 12. Rosa Vittoria 13. Rosa Vittoria 14. Rosa Vittoria 15. Rosa Vittoria 16. E Pagani. Pagani 7. Totale 23, abbiamo controllato, quindi Rosa Vittoria, totale voti 16, Pagani, totali voti 7, su 23 scrutatori, corretto, il presidente quindi... Dello scrutinio. Scusate, prego. Visto l'esito dello scrutinio, dichiaro eletto Rosa Vittoria con 16 voti per la maggioranza e Pagani per la minoranza con voti 7. Adesso si vota per l'immediata eseguibilità.
Metto in votazione. L'immediata eseguibilità, chi è favorevole o contrario? Mettiamo in votazione per l'immediata eseguibilità. Così schiaccio. Ecco, dove lo vede che non lo vede? Sono favorevole, scusate, Pastorino. Quindi presenti 22, 23, favorevoli 23, all'unanimità hai approvato. Passiamo ora alla delibera di Consiglio al punto 18. Approvazione del bilancio consolidato per l'esercizio 2016, corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa. Do la parola all'assessore Pini per l'illustrazione. Assessore, le ricordo che ha 15 minuti di tempo. Nel rendiconto di gestione del Comune, approvato ad aprile 2017, abbiamo riscontrato una possibile diversa allocazione di una posta iscritta nel consolidato, meritevole di approfondimento. La delibera pertanto viene ritirata e sarà riproposta nella seduta urgente del 29 settembre, perché detta norma deve essere necessariamente approvata entro il 30 settembre 2017. Grazie. Presidente, scusi, prego. Magari non ho capito bene la data della prossima seduta urgente del Consiglio, perché 2 ore fa abbiamo fatto la capigruppo e ci è stato detto che il prossimo Consiglio sarebbe stato il 9 ottobre e adesso è stato detto il 29 settembre. E l'altra domanda è se è il 29 settembre quando prevediamo il passaggio in commissione consigliare. Guardi, ci sarà un Consiglio urgente. Straordinario il giorno 29, proprio per discutere questa delibera. Se desiderate un maggiore chiarimento da parte La delibera non viene modificata perché è corretta nella sua estensione come conto consolidato. Come avevo avuto modo di spiegare nella riunione capigruppo, è una delibera che dà atto di atti già approvati, relativamente quindi di ogni società partecipata, quindi sono già atti esecutivi. È emerso soltanto oggi in sede di controllo delle poste allocate una possibile discordanza, quindi che merita approfondimento. Prego, consigliere. No, giusto per capire, quindi si tratta, non è tecnicamente giusto, però di un errore tecnico di allocazione e quindi la correzione degli atti affinché siano coerenti.
No, perché la valutazione non porta con sé l'errore tecnico. Cioè, se c'è un'interpretazione, non riesco a capire io, forse, quindi... No, è quello che andiamo a verificare. Cioè, per poter esprimere, proprio in una presentazione, che le poste allocate siano coerenti e corrette, ne abbiamo riscontrato una difformità. Cioè, non una difformità nell'atto, non nel consolidato. Il consolidato è a posto. Perché è facile come consolidato, sono delle poste già deliberate che vengono solo messe a sistema secondo i principi contabili. C'è solo questa verifica a monte che, ove fosse verificata, occorre darne atto in delibera. Allora, giusto, Presidente, mi scusi, giusto per facilitare il lavoro di tutti noi consiglieri comunali, dato che non ci sarà una commissione consigliare, visto che queste verifiche verranno fatte, credo, nelle prossime ore, prima di venerdì sera, chiedo che venga mandata a tutti i consiglieri comunali una mail esplicativa che, come dire, ci anticipi anche la modifica dell'atto. Grazie. Passiamo alla delibera numero 19, revisione straordinaria delle partecipazioni ex articolo 24, 19 agosto 2016. Presidente, mi scusi, non è mio uso di solito interrompere, però non ho avuto una risposta. Cioè, ho chiesto se è possibile avere per tutti i consiglieri comunali, prima di arrivare venerdì sera a votare, visto che è una cosa... come dire, straordinaria, non è mai capitata, di emergenza, non ci sarà una commissione. E l'espiegazione che dà il segretario per me è esaustiva, ovviamente, ma voglio capire meglio nel merito di che cosa poi andremo a votare. E siccome appunto non ci sarà commissione, chiedo che a tutti i consiglieri venga data quel minimo di spiegazione, come dire, visto che è una valutazione, avrete sicuramente modo per poterlo fare. Quindi chiedo espressamente che venga detto se verrà mandata questa mail oppure no. Chiedo scusa, pensavo che era semplicemente una richiesta. Nel limite del possibile, visto anche i tempi, le saranno inviate. Bene, passiamo alla delibera al punto 19. Revisione straordinaria delle partecipazioni, articolo 24, 19 agosto 2016, numero 175, come modificato dal decreto legislativo del 16 giugno 2017, numero 100. Do la parola al relatore di commissione, consigliere Bonomelli, gli ricordo che ha 15 minuti di tempo. Sì. Allora, in sede di commissione è stata presentata questa proposta di delibera che riguardava la revisione straordinaria delle partecipazioni in base all'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, 175 e successivamente modificato. Ecco, evidenzio che questo decreto legislativo tra l'oggetto riguarda anche la razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica e l'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche. Va anche rilevato, è stato rilevato, che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo, entro il 30 settembre 2017, e considerato anche quanto stabilito l'articolo 21 del decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti delle società. Si è poi passato alla disamina delle società partecipate. Il primo gruppo, che sono il gruppo di società che rientrano in questo piano di riorganizzazione, sono le farmacie comunali, detenute al 100%, la ProAris al 40%, la Capholding SPA al 9,98%, Energie Locali SRL, che è una società in liquidazione, col 47,5%, la CTP
SPA in liquidazione col 42,72% e la Core, Consorzio Recuperi Energetica, il 38%. E si è poi esplicato anche tutta una serie di partecipate del Comune di Sesto che, pur non rientrando in questo piano, perché sono sotto forma associativa. L'elenco così brevemente: è l'AFO Nord Milano, la CIMEP, consorzio anche questa in liquidazione, la CSNBNO, consorzio bibliotecario, Parco Nord, la fondazione La Peluca Onlus e la fondazione ISEC. Si è tenuto poi conto del parere dell'organo di revisione, del parere favorevole del dirigente del settore economico e finanza in ordine alla regolarità contabile e dell'immediata eseguibilità della delibera. Faccio notare che sul punto 3 di questa proposta di deliberazione, il commissario della Lega Nord ha richiesto che venga tolto il riferimento delle partecipate Capholding, Proaris e Core SRL, inserendo al loro posto la dizione tutte le società partecipate, ovvero di modificare il punto 3 come segue: di dare atto che per quanto riguarda tutte le società partecipate si rinvia ad un successivo provvedimento. A tale scopo la Lega Nord provvederà a presentare un emendamento. In effetti l'emendamento è stato depositato il 21/9/2017 e sarà questa sera oggetto di discussione in Consiglio Comunale. Grazie consigliere Monomelli. Apro la discussione. Prego, prego. Grazie Presidente. Questa è un intervento in realtà non in merito alla delibera, ma per dire che il Partito Democratico questa sera rinuncia a tutti gli interventi, da una parte in segno di dissenso rispetto all'atteggiamento tenuto dall'amministrazione questa sera, in secondo luogo, molto più importante, nella speranza che tutto il tempo risparmiato dai nostri interventi questa sera venga lasciato alla discussione dell'interrogazione. Ci limiteremo pertanto solo a esercitare il nostro diritto di dichiarare le nostre intenzioni di voto e di votare le delibere. Grazie consigliera Perego. Consigliera Borgonovo. Sì, buonasera, sarò velocissima anch'io per recuperare tempo. Allora, il gruppo di Forza Italia condivide gli obiettivi perseguiti da questa amministrazione nella proposta di delibera, ovvero al di là della ricognizione delle quote di partecipazione dovuta per legge, quella di non pregiudicare per l'anno corrente l'eventuale possibilità di dismettere quote sul mercato di alcune partecipazioni, nell'ambito di un maggiore liberismo di mercato, tenendo conto dei nuovi obiettivi che la neoletta giunta vorrà darsi di concerto con la maggioranza. Per queste ragioni il gruppo di Forza Italia voterà a favore di questa delibera. Grazie. Grazie. Do la parola al consigliere Piano, che usufruisce del tempo. Grazie Presidente. Io ho chiesto il raddoppio dei tempi prudenzialmente, ma spero di poter rimanere in un tempo accettabile dei 10 minuti. Avrei preferito discutere questa proposta di deliberazione soltanto dopo aver discusso del bilancio consolidato, perché mi sembrava in qualche misura anche prodromico per poter fare un ragionamento più compiuto su quella che è la fotografia delle società partecipate. Prendiamo atto che così non è e capiremo poi anche qual è l'oggetto di questa, di questo problema, di questo vizio che avete riscontrato in sede di redazione della proposta di delibera, e poi speriamo di poter recuperare. Una ulteriore indicazione metodologica rispetto al fatto che oggi facciamo una fotografia delle società partecipate in quest'Aula e la facciamo per la prima volta con un'inversione di tendenza che io devo riconoscere alla Giunta e riconosco quindi anche alla maggioranza. Sarebbe stato utile
avere qui, come era consuetudine qualche anno fa, anche i presidenti o gli amministratori unici delle società partecipate, che potessero illustrarci quali sono i rendiconti e le risultanze di bilancio a cui sono pervenute e quali sono le prospettive delle società, o meglio, quali sono le prospettive che si sono date fino ad oggi. Forse non è stato possibile, si può riprendere questa abitudine, io invito il sindaco a farlo, perché secondo me è un motivo di confronto estremamente interessante. Parlavo di un'inversione di tendenza decisamente favorevole, perché per la prima volta, nei limiti del tempo a disposizione dell'amministrazione comunale, che si è insediata soltanto a giugno e che pertanto non ha avuto ragionevolmente il tempo di immaginare un piano di dismissione delle società partecipate ritenute inutili oppure non strumentali rispetto a quelle che sono le competenze esclusive del Comune, però ci sono dei cenni, delle aperture interessanti che noi della lista popolare per Sesto apprezziamo. Mi riferisco in particolare alle farmacie comunali, dove si dice, si esprime in una qualche misura la possibilità, la volontà politica di valutarne anche la cessione, una riconfigurazione del capitale sociale, magari aprendo al privato, se non addirittura alla dismissione. Mi permetto però sulle farmacie di sottolineare una cosa, c'è una scheda su cui io magari, se mi evitate di fare un emendamento, nella classificazione si parla di una società che svolge un servizio di interesse generale e su questo siamo tutti d'accordo, non risulta però che le farmacie producano beni o servizi strettamente necessari per il funzionamento dell'ente. Ecco, io su questo vi invito solo ad eliminare una crocetta, perché ha una valenza politica importante. Cioè, il Comune non vende le pastiglie Falqui, no? Non vende nemmeno altri farmaci, parafarmaci da banco. Credo che ormai questa logica debba essere superata, che questo sia un pezzo di attività che debba essere rimesso al mercato, ma siccome noi parliamo con atti formali e voi ci state dicendo in quella delibera che in realtà quella è una funzione propria a cui non possiamo fare a meno e si tratta solo di barrare una casella, magari se potessimo, usando un termine tecnico, in autotutela politica pensare di eliminarla, sarebbe un bel segnale anche di prospettiva e in coerenza con quello che avete scritto per quanto riguarda le farmacie comunali. Che cosa è importante? Allora, io su questo devo dire, come rappresentante della lista popolare per Sesto, ho fatto nel tempo, in campagna elettorale, ma devo dire ancor prima una battaglia politica importante, perché ritengo che il Comune, come si usa dire, non debba essere solo smart, ma debba essere anche slim, cioè uscire da tutte quelle funzioni che possono anche avere, come dire, una velleità industriale. Insomma, Sesto San Giovanni è bene che si occupi dei servizi propri e che dimentichi il fatto di voler gestire beni che possono essere acquisiti sul mercato. Però da che cosa dobbiamo uscire noi come classe politica e come classe amministrativa? Da quella che è la logica, per quanto riguarda una politica di indirizzo sulle società partecipate, che viene definita del cosiddetto cestino della spazzatura, e cioè che si affrontano, come è stato fatto in passato, io lo dico, sulle farmacie i problemi quando si presentano, e quindi siamo chiamati a gestirli
sotto la pressione di quelle che sono le esigenze contingenti. Ecco perché noi riteniamo che un documento di indirizzo, e sul punto noi abbiamo presentato un ordine del giorno che poi vado ad illustrare, così sto dentro anche i 20 minuti, portiamo al contributo dell'Aula affinché possa essere condiviso. Devo dire che è un documento molto semplice, anche non carico di significato politico, ma che vuol dare un programma di studio, di valutazione, di attenzione su queste società pubbliche affinché il Consiglio fra qualche mese possa ritrovarsi e fare una, come dire, una riflessione seria per capire dove possiamo davvero dismettere partecipazione. Il tema, come sapete, non è un tema solo di carattere economico o di impostazione politica, ma per le società di cui trattiamo, io mi concentro su tre società in particolare, una l'abbiamo trattata che è quella delle farmacie, su cui vedremo come accade, però se avessimo potuto stasera discutere ad esempio del bilancio consolidato, guardando i valori della produzione, comunque al di là dell'inversione di tendenza c'è sempre qualcosa che non va, perché abbiamo 11 milioni di costi e poco più di 12 milioni di ricavi, quindi, e gestiamo 11 farmacie e sappiamo che grado di appesantimento c'è lì dentro, sappiamo che ci sono ancora figure che hanno contratti dirigenziali con la qualifica, diciamo, con la contrattazione collettiva degli enti locali, che è una cosa che grida vendetta e che non può più stare in piedi. Questo deve essere un tema centrale su cui la lista popolare per sesto è disposta a confrontarsi ed è disposta a spendersi. Ma c'è di più, ci sono società che mettono i piedi nel piatto del libero mercato, che avevano una ragione di esistere forse in una logica politica amministrativa di 10 anni fa, mi sto riferendo alle giunte Oldrini, tipo quella di Proaris, che nasceva con un disegno che, come dire, era tarato su una prospettiva che interessava le aree falche, ma che oggi sta lì in un limbo, non si capisce bene a fare cosa, che ha in pancia degli utili rilevanti che potrebbero essere diciamo immessi nella disponibilità di questa amministrazione, ma soprattutto che si trova già nella condizione di avere amministratori e di non avere dipendenti e quindi di ricadere nella norma del decreto Madia che ne prevede la soppressione o la cessione. Quindi anche lì un ragionamento interessante va fatto. C'è poi il Core. Core è una società su cui la riflessione deve essere molto approfondita, perché al di là di quelle che sono le criticità di bilancio che io vi segnalo, vi sono anche criticità di natura ambientale. Ecco perché è importante, quando si fa la ricognizione, avere la possibilità di un confronto con gli amministratori, perché quando io leggo le relazioni degli amministratori in carica, e quindi, come dire, di amministratori che non sono stati scelti da questa amministrazione comunale, no? Ma che comunque governano ancora questi enti, alcuni dei quali, laddove c'è una compagine, lo dico a me stesso, perché l'ho fatto quando era il momento, c'è una compagine che risponde solo al comune di Sesto, secondo me a fronte di un cambio di amministrazione avrebbero dovuto avere il buon gusto di rimettere il mandato nelle mani del sindaco. E questo in parte non è stato fatto, anzi credo che non sia stato fatto del tutto, perché io mi sono permesso direttamente di porgere questa domanda al sindaco, il quale in modo, devo dire, lo riconosco, molto signorile, dice: guarda, non ci avevo neanche pensato, no? Se posso essere sincero. Però se io vado a leggere le relazioni del Core del 2015
e mi riferisco ad esempio ai cittadini di Cascinagatti, che cosa leggo? Leggo che il 36,2% dei rifiuti, per mantenere l'equilibrio economico-finanziario, questo lo dice la relazione del 2015, poi la relazione successiva ci dice che è scesa un 35,9% e questo genera una sofferenza, proviene da rifiuti conferiti da comuni terzi non consorziati. E se si va a leggere questa delibera di una società che a questo punto deve stare nel libero mercato, io auspico che non stia a casa nostra, si leggono parole che francamente gridano vendetta, perché sono parole scritte da persone nominate dalla classe politica. Ci siamo improvvisamente trovati nella necessità di attivarci per recuperare clienti allo scopo di saturare le linee di incenerimento alla capacità nominale. Si è così aperta, queste sono le parole di una nostra società partecipata che dobbiamo ricognire. Sarebbe piaciuto avere l'amministratore unico del Core per capire cosa dice rispetto a queste parole. Una fase piuttosto disordinata di guerra commerciale, dove è diventato rapidamente prassi usuale il tentativo di rubare clienti agli altri impianti, offrendo condizioni economiche più favorevoli. Fenomeno ambientale, come dire, non esiste, perché stiamo parlando di equilibri di bilancio, però per noi ha un valore, e secondo il punto di vista della lista popolare per Sesto ha un valore decisamente superiore rispetto a quello della tenuta dei conti pubblici. Il fenomeno è tuttora in crescita, con conseguente declino dei prezzi, valori difficili da sopportare, in un quadro di equilibrio economico. Bene, poi dopo la relazione va avanti, io vi invito a leggerla perché la trovate sul sito, si parla anche del CIP6, perché questa è una società che ha un forte grado di indebitamento che non è accompagnato da un piano industriale. Ci sono stati degli sforzi, io mi sono preso la briga, questo lo faccio da 2 anni perché è un lavoro che come lista ci ha appassionato molto e ci ha portato anche a raccogliere delle firme nella città, di andare a vedere le consulenze. Ci sono 5, 6, 7 pagine di consulenze che sono state date in queste società pubbliche che devono cessare, alcune delle quali sono state rilasciate per studi di fattibilità economico-finanziaria, giuridica, per immaginare fusioni, per incorporazioni che non si sono mai verificate e che non sono mai state discusse prima in quest'Aula. Quindi questo è un tema su cui dobbiamo ragionare. La fusione tra il Core e Proaris, che era stata finanziata e che è stata spesata, e la troviamo agli atti della società e di cui non sappiamo niente, ma ancora peggio, io dico ancora peggio, perché questa relazione, consentitemi di dirlo, grida vendette del 2017, e spero che questo rientri nel diritto di critica politica, riguarda proprio il mercato dei rifiuti urbani e le prospettive aziendali possibili. Allora io mi chiedo, chi l'ha deciso? Lo decide l'azionista? Lo decidono i consigli comunali? C'è stato un passaggio in questo consiglio comunale nella scorsa legislatura su questa ipotetica operazione che è stata immaginata, ma poi dopo leggiamo come è scritta, perché secondo me questa è una relazione che dovrebbe essere consultata da tutti i cittadini e che, sulla quale noi chiediamo che si faccia chiarezza, perché si parla di uno studio di fattibilità, il polo green, le start-up, lì abbiamo il forno inceneritore intanto, sappiamo che produce rifiuti di terzi, sappiamo che ha un livello di vetustà, voi l'avete definito nel vostro documento di indirizzo, pericoloso. Io francamente non ho elementi oggettivi
per giudicarlo, però voglio leggervi questo passaggio perché io l'ho letto 3 volte, ma ho fatto fatica a capirlo. CORE, Consorzio Recuperi Energetici, situazione 2017 e prospettive. Ecco perché dobbiamo ricognirlo. Perché qua cosa dice? E poi lo vediamo. Fermo restando le attuali normative, il piano dei rifiuti di Regione Lombardia, la situazione attuale è caratterizzata dalla autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti. Ciò grazie anche al calo dei consumi dovuti alla crisi economica e all'aumento della raccolta differenziata. Pertanto CORE sta predisponendo da tempo una strategia aziendale, che non si vede, che l'azionista non legge, che noi non conosciamo, che preveda la riconversione dell'attuale impianto ipotizzando il passaggio dall'incenerimento al trattamento a freddo dei rifiuti solidi urbani. Come ormai noto, a dicembre 2016 è stato siglato un accordo con CAP Holding, un'altra nostra società nella quale deteniamo una partecipazione qualificata, che ha il fine, ecco, l'accordo ha il fine di studiare un piano industriale che possa coniugare le esigenze future di CORE, quali, non si dice, con quelle di CAP. In particolare, il piano disegnerà una nuova realtà impiantistica e si baserà su rispettivi mandati ricevuti dai comuni soci e che nel caso di CORE ha una linea guida articolata in 4 punti, minore impatto ambientale, migliore impatto occupazionale, mantenimento della vocazione industriale del sito, bilancio economico sostenibile. Ho ancora un minuto, allora poi mi riservo di intervenire sull'ordine del giorno, quando sarà il momento. Il documento impegna le parti nello studio di un piano industriale che prevede la creazione di un polo di ricerca delle tecnologie ambientali. Lo studio non solo terrà conto dell'efficacia economica, ma misurerà in maniera analitica anche i benefici in termini di sostenibilità. Nell'area verrebbe così garantito un futuro certo, mantenendo l'attuale vocazione industriale, ma rigenerandosi in un centro di ricerca innovativo dedicato all'economia circolare, a proprietà interamente pubblica, un vero e proprio polo dell'innovazione green. Ecco, io devo dire, sono mesi che mi esercito a rileggerla, ma sfido chiunque di voi a capire qual è l'operazione. Io l'ho letta, devo dire, decifrata sul giorno, quando era partita, si parla dei fanghi, insomma, questa cosa noi la dobbiamo riprendere in mano, perché è una cosa importante. E allora concludo, signor Presidente, dicendo che a me il documento della maggioranza, per come è impostato e per i tempi che hanno avuto a disposizione, piace, perché va nella linea che noi abbiamo promesso agli elettori, ma la sottopongo a una condizione, che è l'approvazione del mio ordine del giorno, che avrò modo di illustrare non appena mi sarà concesso. Grazie. Grazie a lei, consigliere. Chiede la parola Pogliaghi. Bonomelli. Provate a rischiacciare bene, per cortesia. Pasquinelli, prego. Grazie Presidente. Premesso che la delibera in questione è un atto dovuto, in quanto entro il 30 settembre 2017 il Comune deve effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono o possono essere alienate e comunicarne le decisioni prese alla Corte dei Conti, decisione irreversibile e subito applicabile dal giorno dopo che è stata presa. Visto che la nuova amministrazione si è insediata dal mese di luglio 2017, è evidente che attualmente siamo ancora in una fase di approfondimento rispetto alle decisioni da prendere. La Lega Nord, tuttavia, pur condividendo i contenuti della delibera, non condivide il punto 3 della delibera stessa,
per il quale è stato presentato un emendamento finalizzato a mettere sullo stesso piano di valutazione tutte le partecipate. Adesso io, Presidente, non so se devo presentare subito l'emendamento o aspetto. Aspetti, poi glielo dico. Ok, grazie. Consigliere Pugliaghi, prego. Grazie, Presidente. Allora, volevo dire due parole relativamente alla proposta del consigliere Piano, che sembra sicuramente interessante. Si vede un approfondimento molto dettagliato rispetto a tutte le partecipate, cogliendo il punto che non è possibile da qua al 30 di settembre fare altro che approvare l'assetto attuale delle partecipate, ma mettendo un impegno con una data coerente con le possibilità di studio di tutte le situazioni diverse. Si è parlato di farmacie che ha una particolare situazione di esposizione su redditività, piuttosto che si è parlato di core che ha una situazione di pregresso, probabilmente di gestione non propriamente brillante per un tipo di società di quel tipo, piuttosto che una quota partecipativa particolare rispetto all'assetto attuale di conferimento di rifiuti, piuttosto che di altre situazioni più futuribili, tipo il polo di ricerca e di tecnologia, che è sicuramente uno studio che necessita tempo, non sono, sono operazioni che impegnano il futuro, e sicuramente io appoggio queste proposte, sono d'accordo nell'impegnarci su andare avanti nell'approfondimento di questi assetti in modo da tenere conto di esigenze particolarmente critiche e delicate quanto impegnative negli anni futuri. Grazie. Grazie a lei. Ci sono altri interventi. Io passerei all'ordine del giorno che ha presentato il consigliere Piano. Prego, consigliere, do la parola, lei ha 5 minuti di tempo. Grazie, Presidente. È un ordine del giorno che dovrebbe accompagnare questa delibera e che va proprio nella direzione di quello che ho detto. Siccome è mancato il tempo per redigere un documento di indirizzo in sede di approvazione del DUP, così come negli indirizzi di governo del sindaco, e certamente questo è un tema delicato, quello che vogliamo fare con questo ordine del giorno è dare mandato alla Giunta per avviare un processo di razionalizzazione delle partecipazioni dirette e indirette che permetta di conseguire i seguenti obiettivi: eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità dell'ente, e qui secondo me è un punto su cui possiamo convergere, perché ho visto che anche la maggioranza ha espresso nei documenti la stessa valutazione, mediante liquidazione, cessioni o anche operazioni straordinarie di impresa, non escludiamo nulla. Sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, poi se si riesce a cedere la quota e fare cassa, ben venga. Eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate, aggregare società di servizi laddove necessario, abbiamo contemplato tutte le ipotesi, e contenere i costi di funzionamento anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi. Io vi invito a guardare dentro gli organi amministrativi di quelle società, a vedere come sono composti i collegi sindacali, come vengono fatti gli organi di vigilanza, quali sono le macrostrutture, l'organigramma. Guardate attentamente come funziona il CAP. Guardate una società come ProAries, che ha un consiglio di amministrazione con 2 membri espressi da 2A, un presidente.
espresso dal Comune di Sesto San Giovanni, un collegio sindacale, insomma c'è una pletora di personale anche politico nominato che lavora. Per inciso, quello che abbiamo, segnalo una cosa che prima mi è sfuggita, nella ricognizione si parla di energie locali non è liquidazione, energie locali è cessata, verificatelo, perché è una delle società che col mandato del sindaco Chittò è stata soppressa, chiuso anche in bonus, forse distribuendo qualche euro anche al comune di Sesto San Giovanni. Quello che abbiamo pensato prudenzialmente è di mettere una data piuttosto lunga, che è quella del 31 luglio 2018. Su questo, anche ai fini di un emendamento, tenuto conto dei tempi della Giunta, noi, almeno io che sono il presentatore, sono disposto a discutere, nel senso che probabilmente io ho immaginato l'arco temporale di un anno per consentire a tutti voi di avere una visione completa di queste società e portare in consiglio un piano. Lo dico con coraggio, è un'operazione questa che comporta delle due diligence, è un'operazione che avrà anche dei costi e bisogna dirlo alla città, perché questi sono costi che possono rappresentare investimenti. Nella mia esperienza di assessore non ho rinvenuto all'interno delle professionalità adeguate a poter fare uno screening, ma non perché non ci siano, perché sono impegnate in altro, per cui io non mi scandalizzerei se un domani avessimo qualcuno che con grande competenza fa un lavoro che si ritroveranno i cittadini dopo di noi, probabilmente quando troveranno un comune che finalmente nella sua vita non è costretto a vendere energia elettrica o pseudo energia elettrica, in questo caso perché manca una regia di fondo, oppure a cambiare pali della luce come facevo io quando ero amministratore, oppure ancora a vendere pastiglie in farmacia. Grazie. Grazie a lei, consigliere Piano. Ricordo ai capigruppi che hanno facoltà di intervenire. Se non ci sono interventi, io no, apro la votazione per quanto riguarda l'ordine del giorno. Quindi apro la votazione. Chiudo la votazione. L'ordine del giorno è approvato. Presenti 23, favorevoli 19, astenuti 4, l'ODG è approvato. Faccio presente che alla delibera del punto 19 è stato presentato un emendamento. Do la parola al consigliere Pasquinelli che presenta l'emendamento. Consigliere, lei ha 5 minuti di tempo. Grazie. Grazie Presidente, sarò molto veloce perché non è un grosso emendamento. Allora, l'emendamento che presentiamo come gruppo Lega Nord appunto riguarda il punto 3 della delibera, pagina 3 di 4. Chiediamo sostanzialmente di togliere il riferimento alle partecipate Capolin S.p.A., Proaris S.r.l., Core S.p.A. e inserire al loro posto l'addizione tutte le società partecipate, ovvero modificare il punto come segue. Di dare atto che, per quanto riguarda tutte le società partecipate, si rinvia ad un successivo provvedimento, eccetera, eccetera. Grazie. Grazie a lei. Signor Sindaco, sì, prego. Grazie Presidente, buonasera a tutti quanti. No, giusto per dire che l'emendamento viene accolto, è stato condiviso dai commissari, è stato condiviso dalla maggioranza proprio per non indicare le singole società ma
da chiarire che, visti i tempi, considerati i tempi che ci sono stati dall'insediamento ad oggi, non abbiamo ancora avuto il tempo fisico necessario per poter analizzare in maniera seria e credibile tutte le società partecipate. Pertanto ci riserviamo su tutte le società di fare una valutazione nei tempi tecnici. Grazie. Bene, do la parola per dichiarazione di voto, se ci sono su questo emendamento, se ci sono interventi. Non ci sono interventi, apro la votazione. Chiudo la votazione. Presenti 23, favorevoli 17, astenuti 6, il Consiglio approva. Adesso procediamo alla dichiarazione di voto della delibera. Vorrei un intervento. Prego. No, solo per ristabilire l'ordine, la votazione. Quindi, a seguito dell'approvazione dell'emendamento, il punto 3 della delibera, così come era stato presentato ai consiglieri, sarà il presente. 3. Di dare atto che, per quanto riguarda tutte le società partecipate, si rinvia ad un successivo provvedimento la decisione in merito ad un'eventuale cessione delle quote societarie detenute dal Comune di Sesto San Giovanni. Immutati tutti gli altri punti. Bene, allora procediamo alla dichiarazione di voto della delibera. Ci sono 5 minuti per consigliere. Lista Popolare per Sesto, Piano Alessandro. Grazie Presidente, io ho annunciato già il mio voto favorevole, ringrazio la maggioranza per aver accolto anche l'ordine del giorno su cui adesso abbiamo un arco temporale su cui lavorare, e lo ringrazio anche a nome di tutta la lista Popolare per Sesto. Ringrazio anche il sindaco che poteva fare suo l'ordine del giorno e in realtà mi è parso abbia voluto che si esprimesse l'Aula, e questo dà un senso che nella società, da questo punto di vista, il Consiglio Comunale sta cambiando passo, sta cambiando direzione. Noi ne siamo davvero contenti, limitatamente a questo aspetto, si intende. Detto questo, l'invito rimane fermo ad espungere a pagina 14 dal testo della delibera quella classificazione delle farmacie che come servizio che produce servizi strettamente necessari agli enti, all'ente di competenza che è il nostro. Lo chiedo adesso tecnicamente, non potevo fare un emendamento segretario sulla crocetta, ma se si potesse accogliere questo invito, tanto non credo che infici la delibera, se non si può diamo atto che politicamente, quantomeno, magari mi basta una dichiarazione del sindaco, che siamo tutti d'accordo che le farmacie non devono far parte di una struttura come quella dell'amministrazione comunale, quantomeno nella missione. Grazie consigliere Piano. Do la parola alla consigliera Di Pietro Stefani insieme con Monica Chittò. Sì, grazie Presidente, sarò abbastanza breve. Alcune cose sono già state dette. Da un lato è una delibera tecnica, perché appunto c'è un obbligo di legge che riconosce, anzi che impone quindi all'amministrazione di assumere decisioni rispetto alle società partecipate.
e dall'altro è chiaro che c'è un indirizzo politico in questa delibera, perché laddove appunto la Giunta si riserva di valutare processi, diciamo, di riorganizzazione delle società partecipate, fa intendere che c'è una volontà politica appunto di questa amministrazione, che risponde poi di fatto allo spirito della legge, no? Perché comunque la richiesta, cioè l'imposizione della legge agli enti pubblici di valutare il mantenimento o meno di società partecipate è finalizzato ovviamente a una riduzione dei costi, quindi che vanno nell'interesse della collettività ovviamente. Società partecipate che nel corso degli anni abbiamo visto, soprattutto per quello che riguarda le farmacie in particolare, hanno avuto un andamento piuttosto, come dire, delicato. Io vorrei sottolineare comunque che un lato positivo è che in quest'ultimo periodo, diciamo, che risale appunto all'amministrazione precedente, quantomeno un risanamento di questa società è stato fatto. Ciò non toglie che effettivamente sia necessario comunque procedere a una valutazione della possibilità di una riorganizzazione e quindi per delle società partecipate. Conterà molto capire come si vuole procedere e soprattutto laddove si dovessero prendere le decisioni anche di cessione delle quote, capire poi questo come possa essere reinvestito, nel senso che società partecipate che comunque possono anche godere di salute, non ottima, ma comunque di salute, laddove si dovesse decidere di riorganizzare e o cederle, quindi economicizzare, capire come si vuole reinvestire l'eventuale, ricavo che da questo ne verrebbe. Quindi io prendo atto e ovviamente la Giunta si è appena insediata, quindi non è che questo è un lavoro che si possa fare in poche settimane. Dico però che molto spesso le decisioni devono essere ovviamente supportate da progettualità. Questo io chiedo ovviamente all'amministrazione, nel senso che siccome, voglio dire, per quanto riguarda le partecipate, stiamo parlando di società in cui il Comune stesso ha investito anche parecchio, è evidente che questa, diciamo, riorganizzazione deve essere accompagnata anche da una progettualità, insomma questo è quello che noi chiediamo rispetto a quello che è l'interesse ovviamente primario della collettività. Quindi prendo atto, perché comunque io ho votato a favore anche dell'ordine del giorno presentato dalla lista popolare per Sesto, e quindi il voto della lista insieme con Monica Chitò è favorevole. Grazie. Grazie consigliere Di Pietro. Do la parola alla consigliera Aiosa, cittadini di Sesto. Grazie Presidente, il nostro voto è favorevole. Rapidissima, do la parola al consigliere Di Cristo, Movimento 5 Stelle. Sì, grazie Presidente. Ma guardi, io sono pienamente d'accordo con quello che mi ha anticipato di fatto la consigliera Di Pietro. E capiamo, questo è un atto dovuto, per cui ci voteremo sicuramente a favore di questo, di questa delibera tecnica. E aspetteremo, siamo curiosi di vedere quando ci sarà questa revisione delle partecipate, appunto le progettualità che accompagneranno questa revisione e eventualmente le idee e il connubio, il progetto che vorrà fare questa amministrazione per conciliare quelle che sono gli utili e i ricavi. E ci auguriamo che non sia però l'unico obiettivo, ma anche saperli coniugare con esigenze sociali laddove possano sussistere, ad esempio quello che è stata la storia delle farmacie comunali di Sesto, che oggi sì, i tempi sono cambiati, però sono nate con uno scopo ben preciso negli anni passati, hanno assolto anche una funzione sociale, sicuramente andavano riviste quando ci sono stati i primi segni di perdite, grosse perdite, lì sì che sarebbe dovuto intervenire l'amministrazione all'epoca per cercare di non arrivare oltre un certo limite,
Benvenga, seppur in ritardo, questa revisione. Ripeto, questo è un atto dovuto, noi voteremo a favore, però saremo curiosi anche, speriamo che sarà anche condivisa il più possibile, la progettualità che starà alle spalle di questa revisione. Grazie. Grazie a lei, consigliere. Do la parola al consigliere Attanasio, lista Stefano, sindaco. Il voto è favorevole. Grazie consigliere, do la parola al consigliere Pogliaghi Federico, lista Caponi Sindaco. Grazie Presidente, noi approviamo favorevolmente la delibera e notando anche questo percorso molto positivo di lavoro su questa materia. Grazie. Grazie a lei consigliere, do la parola al consigliere Pasquinelli, Lega Nord. Grazie Presidente. Visto che è stato accettato l'emendamento presentato, la Lega Nord esprime voto favorevole alla delibera, comprensiva dell'emendamento richiesto. Grazie. Grazie a lei, consigliere. Do la parola al consigliere Borgonovo, Forza Italia. Sì, grazie, favorevoli. Grazie, consigliera. Do la parola a Perego Roberta per il PD. Interviene la consigliera Chittò. Prego, consigliere Chittò. Sì, grazie Presidente. L'atto di questa sera non è un atto tecnico, è un atto anche molto politico, proprio perché l'amministrazione comunale ha deciso di non limitarsi a una ricognizione straordinaria, ma anche a dare delle ipotesi di lavoro, direi molto, molto generiche, e qui in questa genericità francamente ci sta la nostra preoccupazione, quindi non entriamo neanche nel merito della discussione. Vengono fatte diverse ricognizioni delle partecipazioni comunali che sono già state adottate nella precedente consigliatura, quindi nulla da dire sugli elementi conoscitivi che sono stati riportati sicuramente con il consueto rigore. Si prende atto positivamente della conferma della congruenza con le funzioni comunali delle partecipazioni in essere e del loro mantenimento attuale. Esprimiamo però una forte preoccupazione, ed è vero che è stato emendato, però non è, noi abbiamo lavorato su un testo che faceva nomi e cognomi, adesso poi è stato allargato, come diceva il segretario, a tutte le società partecipate, e ci preoccupa appunto la specificazione contenuta in alcune ultime righe senza che ci sia una chiarezza. Si parla, per quanto riguarda le farmacie comunali, che è in corso di approfondimento un'eventuale riconfigurazione dell'asset patrimoniale. Benissimo, ci rivediamo quando l'avete fatto, non è che mettete le mani avanti adesso per dire tutto quello che faremo dopo lo facciamo perché abbiamo un voto favorevole del Consiglio Comunale. Così come mi preme per le altre partecipate, quelle citate nel primo testo ovviamente della delibera, che è in corso un approfondimento circa un'eventuale cessione delle quote societarie. Ora, si tratta appunto di formulazioni che sono molto generiche e indeterminate, ma che investono materie che hanno un rilievo importante per la vita del nostro comune, sulle quali non è in questo momento per noi assolutamente possibile formulare una valutazione. Quindi noi chiediamo che su questi temi l'amministrazione riferisca puntualmente nel corso del suo cammino, possibilmente utilizzando esattamente come è stato fatto dalla precedente amministrazione comunale per quanto riguarda le farmacie comunali e la sede della commissione consigliare, riunendola con la stessa frequenza per tenerci informato su quanto avverrà rispetto al destino di queste della politica sulle partecipate. E quindi ci riserviremo di dare una valutazione compiuta in presenza di informazioni che siano decisamente più adeguate. Ricordiamo però che per quanto riguarda Cap Holding, il gestore è unico, è l'unico gestore del servizio idrico, quindi la partecipazione comunale è de facto, cioè una roba di fatto obbligatoria, dove credo che il Comune di Sesto debba, in quanto uno dei soci più importanti, mantenere anche una voce in capitolo.
Rispetto poi a questo lavoro di partnership, chiamiamolo in modo improprio così, con il CORE per il futuro del termovalorizzatore, anche qui finiamo prima un percorso, vediamo questo benedetto piano economico, finanziario, industriale, ambientale e dopodiché valuteremo che cosa fare. Quindi, ribadendo la necessità di fare sulla materia la massima chiarezza, le formulazioni che sono state fin qui in oggetto non consentono da parte del nostro gruppo consigliare l'approvazione della delibera, sulla quale noi ci asterremo per i motivi che ho indicato. Grazie consigliera Chittò. Do la parola al consigliere Valsecchi, sesto nel cuore. Sì, buonasera Presidente. Ci vede molto favorevole questo approccio a una delibera che puramente tecnica, tambodista temporale, per quello che riguarda la disamina della situazione di tutte le società partecipate. Sono un'opportunità, devono essere un'opportunità per la cittadinanza, in quanto fanno parte queste partecipazioni proprio del patrimonio pubblico. Importante questa disamina perché fuori stanno anche cambiando completamente dei mercati. Un approccio in questo momento per quello che riguarda la gestione di farmacie deve essere veramente fatto in modo concorrenziale e compatibilmente a quello che sta succedendo nel mercato esterno, proprio legato alle farmacie. Sta cambiando da singola proprietà a gruppi di acquisto che le stanno gestendo. Perché? Perché la possibilità di avere economie, ci deve essere un'economia di scala, devono essere portate avanti delle soluzioni che sicuramente devono essere degli obiettivi positivi e delle opportunità per la città. Proprio per questa ragione noi siamo favorevoli a questa delibera e il voto della lista del Sesto nel Cuore è favorevole. Grazie. Grazie consigliere. Passiamo alla votazione della delibera così emendata. Apro la votazione. Chiudo la votazione. Presenti 22. Manca uno. Manca Pastorino. Perché Pastorino? No, è astenuto Pastorino. Pastorini, Attanasio, non hai votato. Attanasio. Ma non c'è? Presenti 22. Presenti 22, favorevoli 18, astenuti 4, il Consiglio approva. Mettiamo in votazione l'immediata eseguibilità. Apro le votazioni. Acceso. Chiudo le votazioni. Presenti 22, favorevoli 22, il Consiglio approva. Passiamo alla delibera del Consiglio al punto 20. Sì. Applicazione della legge regionale del 10 marzo 2017, recupero dei vani e locali seminterrati esistenti, individuazione ambienti ed esclusione del territorio comunale e adeguamento della NTA del piano delle regole per il computo della SLP delle strutture ricettive alberghiere. Do la parola all'assessore La Miranda, visto che non c'è il relatore. Assessore, lei ha tempo 15 minuti. Grazie Presidente, buonasera a tutti. La proposta di legge
La proposta di delibera mutua l'impianto normativo deliberato dal Consiglio regionale sul recupero dei seminterrati, volto fondamentalmente a riutilizzare quegli ambiti costruttivi ad oggi abusivamente utilizzati o inutilizzati. Gran parte, diciamo, dell'intento del soggetto proponente del Consiglio regionale sicuramente è volto a far recuperare quelle tipologie abitative più note come quei seminterrati, tipo le tavernette nelle villette o comunque quei sottoscala in edifici di costruzione, diciamo, vetusta, sì da consentirne il parziale recupero o a uso abitativo o a uso diverso. Nel fare questo, l'impianto regionale prevede due modalità. A, il recepimento totale della normativa sull'ambito territoriale senza vincoli di esclusione. B, la facoltà per l'amministrazione di limitarne l'applicazione sul territorio. Ad aggiungersi a questo impianto normativo sono state poi apportate nel mese di luglio alcuni emendamenti da parte dei consiglieri regionali che hanno consentito di avere un migliore inquadramento della fattispecie e in particolar modo di meglio regimentare le condizioni attraverso cui è assentibile il cambio di destinazione. In particolar modo sono stati evidenziati i rapporti di luce aeroilluminante e indotta, prevedendo che almeno il 50% della superficie venga da questo punto di vista aeroilluminata per natura e il rimanente lo avvenga per luce artificiale. Così come sono state previste una serie di situazioni per la coinventazione delle superfici dei muri perimetrali e al tempo stesso sono state previste anche delle altezze, individuando l'altezza media ponderale dei locali in 2,40, applicando poi un coefficiente di correzione laddove le altezze sono irregolari nei vari seminterrati. Altro elemento di novità, che non è di poco conto, è che gli ambiti invece delle strutture ricettive alberghiere, i corridoi, i locali le scale e i locali di servizio non vengono computati nella SLP. Nell'SLP edificatoria. Il tutto poi ha una caratteristica volto fondamentalmente proprio a incentivare, diciamo, il piccolo proprietario ed è quello di portare l'esenzione dal costi di costruzione, quindi in questo caso dovuti anche nell'ambito del recupero di questa natura, per 100 metri per quanto riguarda l'uso non residenziale, 200 metri per quanto riguarda l'uso residenziale. In questo senso poi, come vi ho detto, l'amministrazione era tenuta a valutare l'impatto sul territorio. Per avvalersi di un'eventuale limitazione ci siamo avvalsi e in parte delle carte del piano di governo del territorio e in parte anche delle comunicazioni che abbiamo ricevuto delle zone di classificazioni del CAP. In questo senso quindi è stata esclusa fondamentalmente la fascia di rispetto della Parco Media Valle dell'Ambro, la fascia del Cimitero Nuovo ed anche una parte dell'ambito del Parco Nord. Le carte di allegazione verranno poi pubblicate sul sito all'approvazione della delibera e tutti i consiglieri ne hanno avuto anche copie, quindi hanno potuto prendere cognizione completa anche dell'ambito di esclusione. All'impianto normativo l'amministrazione ha ritenuto di fare anche una proposta di controllo, cioè evitare che poi i cambi di destinazione ottenuti se ne rechi in abuso. E quindi abbiamo previsto e proposto e proponiamo all'Aula che inizialmente avevamo proposto che i controlli avvenissero ogni 6 mesi. In sede di commissione poi i consiglieri comunali hanno proposto viceversa di allungare questo tempo ad un anno. In tale senso quindi poi l'amministrazione per mano del sindaco propone direttamente un emendamento alla proposta di delibera che sposta da 6 mesi a un anno l'attività di controllo da parte dell'ufficio. In questo senso quindi, pur condividendo l'impianto, l'impostazione di controllo, si cerca di essere da un lato meno invasivi nell'ambito delle proprietà private. Tengo a precisare che sicuramente, a prescindere da una necessità
demandata dall'impianto normativo generale di controllo del territorio da parte dell'amministrazione pubblica, il nostro intendimento soprattutto andare a controllare non tanto solo le unità abitative, ma sicuramente tutte le altre tipologie d'uso che potrebbero riceverne rispetto a una autorizzazione un uso e un abuso diverso. In questo senso l'amministrazione si preoccupa di queste e tende attraverso questa azione di controllo e di monitoraggio a prevenire usi difformi e abusi di questi cambi d'uso. Fondamentalmente è questa la proposta di delibera. I soggetti beneficiari sono tutti i cittadini, ovviamente proprietari di unità abitative con pertinenziali locali interrati. Grazie. Okay. Quindi invito i consiglieri a prendere parte alla discussione e a prenotarsi. Ha chiesto la parola Piano, prego consigliere. Grazie Presidente, buon inizio anche a lei, visto che per la prima volta abbiamo l'onore di vederla presiedere il Consiglio Comunale. Io ho partecipato al dibattito in commissione sia prima che dopo, ne abbiamo avute due perché nel frattempo la legge è stata emendata, modificata, forse possiamo dire anche migliorata, perché ha escluso, diciamo, dal novero delle superfici condonabili alcune porzioni di SLP che potevano interessare le unità alberghiere, e su cui evidentemente dovremmo anche riflettere per quanto riguarda la nostra amministrazione comunale, che ha in corso un contenzioso assai delicato e che dovrebbe andare a risolvere una pendenza che ormai ci trasciniamo da anni con un operatore privato e che potrebbe generare peraltro anche delle opportunità per il comune se gestita correttamente e con la dovuta attenzione ed imparzialità a cui invito l'amministrazione ad orientare la propria azione amministrativa. Trovo la legge regionale una legge tutto sommato che va nella direzione auspicata, che è quella di rilanciare l'economia e di rilanciare l'edilizia, che è il settore forse in Italia più in crisi, ma soprattutto di rimettere a regime, con le dovute attenzioni rispetto ai rapporti aeroilluminanti e rispetto alle altezze, quella miriade di seminterrati di cui sono invase le nostre città e su cui molti artigiani, anche se stesi, avevano investito negli anni 70, negli anni 80, acquistandoli con molto sacrificio e sperando che poi potessero anche diventare una fonte di reddito, di risparmio, no? Quasi come se fosse per alcuni, per chi ha esperienza in questo settore, una sorta di trattamento di fine rapporto. È un mercato che è crollato miseramente e oggi abbiamo condomini che si trovano ad avere questi vani davvero, davvero abbandonati. E quindi a me piace pensare che laddove vi siano i requisiti igienico-sanitari per consentire una trasformazione ad uso abitativo o ad uso commerciale, questo sia possibile, pur delimitando quelle zone che sono state indicate dall'amministrazione comunale e che interessano prevalentemente le fasce spondali dell'Ambro, le zone attigue al Parco Nord e a Cap Holding. Mi pare anche un ottimo segnale il fatto che coloro che intendono accedere a questa
opportunità non debbano pagare oneri di urbanizzazione. A me piace perché è un elemento incentivante in un paese che soffre e in un settore che deve ripartire e che è strategico per l'economia di questo paese, ma in particolare per la microeconomia di questa città, perché poi sono interventi di portata minore, il fatto di generare opportunità di lavoro e anche opportunità di ricchezza per i cittadini credo che sia un elemento di grande positività. Non mi soffermerei sui problemi di impatto viabilistico perché credo che non interessino questo tipo di interventi e quindi la legge regionale, l'impianto in sé ma anche la delibera come concepita va benissimo. Che cosa ho criticato in commissione e che cosa mi sento ancora adesso di riportare in aula? Non mi piace, non ritengo assolutamente digeribile quella previsione normativa che prevede un controllo periodico del mantenimento di destinazione d'uso da parte della, dell'operatore o del, del privato. Con un controllo così rigido in commissione ho definito bulgaro, no? Da parte dell'ente locale che ogni sei mesi è legittimato ad entrare in casa per verificare se si continua a mantenere lo stato d'uso. Io credo che diciamo dietro questa norma ci sia un retropensiero politico diverso che posso immaginare rispetto agli abusi che ci sono stati negli anni passati in questa città di laboratori che poi sono diventati dormitori, ma non è questo il caso. Credo che l'amministrazione abbia tutti gli strumenti indispensabili per verificare in qualsiasi momento la possibilità che diciamo dei beni immobili siano impropriamente utilizzati senza stabilire scadenze rigide sia che siano semestrali sia che siano annuali. Mi piace pensare, e lo ripeto, sempre lo Stato nella vita del cittadino come un male necessario e quindi il Comune come una sua diramazione, diciamo con la stessa impostazione. Non mi piace questa invadenza nella, nella vita privata, credo che peraltro questo riferimento aggiuntivo che non è previsto dalla legge regionale ma che è stato concepito nel solco di quello che dovrà poi essere l'ufficio per la legalità che ha annunciato l'assessore all'urbanistica e all'edilizia privata possa anche limitare la commerciabilità di quei beni. Lo dico francamente, magari anche in modo improprio per un'aula consigliare, io un immobile di questo tipo, anche bello, magari rifatto con gusto, a Milano ce ne sono diversi, anche se, se a Milano hanno escluso il centro storico dal, dal novero di questi interventi, francamente con un controllo di polizia comunale ogni sei mesi non me lo comprerei mai, perché a casa mia voglio essere libero di stare come sono, di non avere problemi di questo tipo. Lo trovo, come dire, un elemento che è peggio di una servitù che può come dire, gravare su un appartamento. Per cui apprezzo la legge regionale nel suo impianto, devo dire che su questa cosa dovrei forzare proprio la mia natura per approvare questa, questa delibera. È evidente il mio invito alla Giunta a, come dire, trovare altre modalità che non siano così, così rigide e normate, richiamandole anche a una vecchia, un vecchio disegno berlusconiano che era quello di una riforma straordinaria, che era quella della, della cosiddetta legge di essere padroni in casa nostra, quando addirittura si immaginava di poter rivisitare i locali senza una DIA, senza,
senza immaginare altri provvedimenti autorizzativi, dietro evidentemente la certificazione di un professionista, che poi in parte era stata ripresa dal decreto Sblocca Italia e quindi anche dal ministro Lupi, che annunciava provvedimenti che andassero in questa direzione. Questo mi sembra un provvedimento invece buono, ma purtroppo sporcato da una norma che io reputo assai invasiva e inaccettabile. Quindi, a fronte di una rimodulazione, non posso che essere d'accordo. Diversamente, proprio per una presa di posizione politica significativa, importante, che va proprio ad incidere nelle carni di quello che è il domicilio inviolabile, io non posso che accettarla. Grazie. Grazie a lei. Do la parola alla consigliera Rosa. Deve schiacciare. Aspetta che sono. Ecco. Ecco. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Il gruppo di Forza Italia apprezza il lavoro svolto dall'assessore nella proposta di delibera, in particolare nell'istituzione del controllo di legalità, ovvero del controllo della permanenza dei requisiti di agibilità conseguiti a seguito della trasformazione degli interrati in forza del quadro normativo regionale. Questo controllo ben si coniuga con l'idea di maggiore libertà di iniziativa che caratterizza il nostro partito. Per tali motivi voteremo a favore della delibera come mandata. Grazie consigliera Rosa, do la parola al consigliere Di Cristo. No, tocca a me, toccherebbe a me. Ghezzi, avevo in nota Di Cristo e poi Ghezzi. Grazie Presidente. Guardi, anticipo già, così facciamo anche la dichiarazione di voto, che il nostro gruppo si asterrà dalla votazione. Si asterrà, questa è una delibera che, delibera regionale, una legge regionale che il Comune di Sesto deve applicare, si trova a dover applicare, a recepire. Tra altre cose ringraziamo il lavoro, si vede il lavoro profondo che ha fatto l'assessore La Miranda con professionalità e dedizione. Secondo noi ha tentato di applicare nel miglior modo possibile una delibera che per noi nasce monca. Ci asteniamo perché io ho seguito personalmente il parto di questa delibera in regione. Una delibera che Regione Lombardia, si passa il termine, ha copiato dalla Regione Campania, dove c'è un altro tipo di realtà territoriale, altre esigenze, e in una prima stesura, tra altre cose mi pare proprio che fosse di Fratelli d'Italia la prima stesura, senza voler colpevolizzare nessuno, ha richiesto un maxi emendamento che di fatto è andata a sanare, ho tentato di sanare quelle che erano dei grossi buchi, dei grossi vulnus della legge, e parliamo comunque di una delibera che va in deroga a delle leggi e dei decreti nazionali, quindi anche eventualmente suscettibile di annullamento, se qualora venissero presentati ricorsi. Per cui noi ci asterremo proprio per la ratio della legge, ovviamente non siamo contrari all'applicazione della legge, perché il Comune di Sesto si trova, come tanti comuni, si trova a doverla applicare sul proprio territorio. E è stato fatto qui, riconosciamo il lavoro approfondito con le relazioni di CAP e con lo sforzo che ha fatto l'amministrazione nel tentare di applicarla nel miglior modo possibile. Però noi riteniamo che se Regione Lombardia voleva produrre una legge, noi non siamo contrari al recupero dei seminterrati. Però se si voleva dare un impulso all'economia di questo paese e tentare di conciliare l'impulso da dare all'economia con un'esigenza abitativa, erano altri progetti che Regione Lombardia avrebbe potuto mettere in campo, come per esempio quella proposta dei 5 Stelle di autorecupero degli edifici abbandonati, su cui qui
non mi soffermo. Dicevo che tra altre cose questa legge viene spesso paragonata in maniera, a mio avviso, improprio a quella che è stata la legge del recupero dei sottotetti del 96, se non vado errato. Ecco, però sono due cose ben distinte, perché un conto è andare a abitare in un sottotetto con certe condizioni, e qui parliamo di locali seminterrati che comunque possono potenzialmente diventare unità abitative a sé stanti. E abitare in un seminterrato è difficile contraddire che sono due situazioni ben diverse rispetto al recupero o andare a abitare in un sottotetto. Detto questo, uno degli esempi del controsenso di questa legge è il fatto che l'assessore ci ha preannunciato che sarà istituito un servizio di vigilanza. Il fatto stesso che l'amministrazione ritenga necessario e doveroso andare a controllare che non vengano commessi abusi per il mantenimento non vengono commessi abusi una volta ottenuta la qualifica abitativa richiesta, dà proprio il senso del controsenso insito nella legge stessa. Questa legge non ha tenuto conto in sede di stesura di alcune problematiche che sono state sollevate e che addirittura non sono passate neanche in commissione in Regione Lombardia. Era stata sollevata anche la questione della salubrità dei luoghi in base agli eventuali accumuli di gas radon che potrebbero esserci notoriamente nei locali seminterrati. Questa cosa non è mai stata presa in considerazione. Quindi, siccome non mi soffermo ulteriormente su tutti questi aspetti e controsensi, proprio per la ratio della legge noi ci asterremo dalla votazione. Non sicuramente nei confronti del lavoro fatto da questa amministrazione per l'applicazione che la stessa dovrà trovare necessariamente sul territorio di Sesto. Tra altre cose, se non vado errato, lo stesso assessore ci ha, a meno da una sua stima personale, ha preannunciato che saranno ipoteticamente poche le richieste che si dovrebbero verificare sul nostro territorio. Grazie. Grazie a lei, consigliere Di Cristo. Se non ci sono altri interventi, faccio presente che è stato presentato un ordine del giorno e do la parola al consigliere Ghezzi. Grazie Presidente. L'ordine del giorno è un allegato alla delibera 473 del 2017 e riguarda appunto l'applicazione della legge regionale di cui abbiamo appena parlato. Leggo l'ordine del giorno. Al fine della corretta applicazione della legge regionale 7 del 2017, con particolare riferimento ai requisiti igienico-sanitario dei locali oggetto di recupero, si chiede alla Giunta di dare mandato agli uffici di integrare e di modificare il regolamento edilizio vigente con una parte, così come per il recupero dei sottotetti, che definisca per le diverse destinazioni consentite le caratteristiche minime dei singoli locali sulla base del regolamento locale di igiene di tipo vigente, anche in riferimento alle altezze e ai rapporti aeroilluminanti. Il regolamento dovrà altresì prevedere la modalità di presentazione delle relative istanze, oltre ad eventuali strumenti di controllo e atti impegnative circa il vincolo di mantenimento della destinazione d'uso autorizzata ai sensi dell'articolo 2,7 della medesima legge regionale. Grazie. Grazie a lei. Faccio presente che i capogruppi hanno facoltà di intervenire, se c'è qualcuno che vuole intervenire. Pasquinelli, prego. Scusi Presidente, io volevo fare la dichiarazione di voto che prima non ho potuto, cioè volevo entrare nel merito della delibera, però non sono riuscito a prenotarmi. Aspetto il turno della dichiarazione di voto e farò la mia dichiarazione, ok? Va bene, consigliere. Consigliere Di Cristo? Consigliere Di Cristo? Scusi, più che un intervento una precisazione, perché
praticamente nell'emendamento proposto voi chiedete di dare mandato agli uffici. È un ordine del giorno. All'ordine del giorno, scusate. Chiedete di dare mandato agli uffici di modificare il regolamento edilizio. Ecco, ma la parte che ma poi passa in così necessariamente dovrà passare, mancherebbe per completezza, manca questa parte. Ho capito, è assodato e lo sappiamo, però manca, cioè se lo scriviamo manca la parte che quantomeno prevede il passaggio in consiglio. Noi lo diamo per scontato, però se lo scriviamo, perché allora come ordine del giorno è munco. Beh, è già previsto nelle prerogative all'articolo 42 della 267, i regolamenti sono di competenza consiliare ad esclusione del regolamento degli uffici e dei servizi. Bene, se non ci sono altri interventi metto in votazione l'ODG. Apro la votazione. Chiudo la votazione. Ventitré presenti, 17 favorevoli, 6 astenuti, il Consiglio approva. Sì. Astenuta, grazie, Chittò. Allora, 6 astenuti, ma diventa 7. 7 astenuti. Allora sono 23 presenti, 16 favorevoli e 7 astenuti. Dichiaro inoltre che alla delibera in oggetto è stato presentato un emendamento. Do la parola al sindaco che presenta l'emendamento nesso. Sì, grazie Presidente, ma praticamente si chiede di modificare il punto 4 del dispositivo portando da 6 mesi ad un anno la frequenza del controllo sullo stato di attuazione degli interventi e sul rispetto delle destinazioni consentite, quindi la finalità era quella di aumentare proprio i tempi per il maggior controllo e di dar mandato al servizio dell'urbanistica del SUE e del SUAP di prevedere per le nuove unità immobiliari autorizzate con cadenza almeno annuale dall'attestazione dell'agibilità dello stato di attuazione rispetto delle destinazioni consentite anche ai fini della verifica di quanto richiesto dall'articolo 2 del comma 7 e del monitoraggio richiesto all'articolo 5 comma 1 della medesima legge. Grazie. Grazie a lei signor sindaco, do la parola per dichiarazioni di voto. Se qualcuno deve fare dichiarazioni, ogni consigliere ha tempo 3 minuti. Consigliere Piano, prego. Sull'emendamento. Chiedo scusa, signor Presidente, sull'emendamento o sulla delibera? Sull'emendamento non ho nulla da dichiarare. Mettiamo in votazione. Apro la votazione. Chiudo la votazione. Presenti 23, 16 favorevoli, 7 astenuti.
Il Consiglio approva. Do la parola al Segretario Generale. Pertanto, con l'approvazione dell'emendamento, il punto 4 della deliberazione si intende così modificato ed è quanto andrà in votazione. Di dare mandato al servizio SUE Urbanistiche SUAP di prevedere per le nuove unità immobiliari autorizzate ai sensi della legge regionale 7/2017 il controllo con decadenza almeno annuale dall'attestazione dell'agibilità, dello stato di attuazione rispetto delle destinazioni consentite anche ai fini della verifica di agibilità, alla verifica di quanto richiesto dall'articolo 2,7, non possono essere oggetto di mutamenti di destinazione d'uso negli anni successivi al conseguimento dell'agibilità e del monitoraggio richiesto dall'articolo 5,1 della medesima legge. Grazie, signor Segretario. Procediamo alla dichiarazione di voto della delibera. Do la parola al consigliere Piano, Lista Popolare per Sesto. Grazie Presidente, a parziale modifica di quanto indicato nel mio intervento e alla luce di questo emendamento che estende l'arco temporale, pur rimanendo invasiva comunque la modalità attraverso la quale si esercita un controllo improprio sulle unità immobiliari private, il mio voto sarà di astensione al fine comunque di poter favorire l'avvio delle trasformazioni. Grazie consigliere Piano, do la parola alla consigliera Di Pietro insieme con Monica Chittò. Grazie Presidente, astensione. Grazie consigliera, do la parola alla consigliera Iosa, cittadini di Sesto. Grazie Presidente, favorevole. Grazie a lei consigliere, do la parola al consigliere Di Cristo, Movimento 5 Stelle. Sì, grazie Presidente, astenuti per motivi espressi prima per la ratio della legge. Grazie consigliere Di Cristo, do la parola al consigliere Attanasio, Lista Stefano Sindaco. Sì, grazie favorevole. Cosa ha detto? Ho detto favorevole. Grazie, grazie consigliere. Lista Pogliaghi, Lista Caponi Sindaco. Grazie Presidente, favorevole. Grazie consigliere. Consigliere Pasquinelli, Lega Nord. Grazie Presidente. Come gruppo Lega Nord siamo favorevoli a questa delibera in quanto consente di regolamentare il recupero di vani e locali seminterrati ad uso residenziale, terziario o commerciale, costruiti da almeno 5 anni. Nella legge regionale che andiamo ad adottare, oltre che essere sanata la controversia con l'ATS per quanto concerne l'abitabilità, viene esplicitata in modo chiaro la disciplina edilizia sugli interventi di recupero a tutela dei beneficiari stessi. Vengono altresì indicati specifici ambiti di esclusione in presenza di fenomeni di risalita della falda che possono determinare situazioni di rischio nell'utilizzo di spazi seminterrati. Inoltre, al punto 4 della delibera stessa viene richiesto di dare mandato al servizio SUE Urbanistica e SUAP di fare un controllo con cadenza annuale, dopo la delibera ovviamente, del rispetto delle situazioni consentite. Riteniamo pertanto che l'impostazione della delibera sia confacente e in linea alle aspettative della nostra amministrazione. Grazie. Grazie a lei consigliere, do la parola alla consigliera Borgonovo, Forza Italia. Grazie Presidente, favorevoli. Grazie a lei consigliera, do la parola alla consigliera Perego, PD. Grazie Presidente, dunque il nostro voto sarà un voto contrario, non perché si tratti di un voto amministrativo e quindi rispetto al lavoro di questa amministrazione, ma perché si tratta di un voto politico. Nella delibera di questa sera si vota da una parte il recepimento della delibera di giunta regionale e dall'altra parte l'individuazione degli ambiti di esclusione. Noi crediamo che la delibera regionale sia una delibera assolutamente sbagliata, è una delibera che di fatto sancisce dei passi indietro rispetto anche alle politiche urbanistiche e architettoniche degli ultimi decenni e soprattutto che pone anche dei seri problemi di igiene, dei seri problemi di sicurezza. Io penso che una delibera di questo genere possa rappresentare anche un caso in qualche modo pericoloso per una città dove comunque ci sono delle realtà
che vanno monitorate, cito un esempio, via Marconi, oppure basti pensare anche alle cronache di quest'estate, gli episodi di Livorno forse ci dovrebbero far pensare rispetto ad approvare comunque una delibera che consentiva questo, per cui il nostro voto sarà contrario. Grazie consigliera Perego, do la parola al consigliere Valsecchi, sesto nel cuore. Grazie signor Presidente, l'espressione di voto della lista sesto del cuore è favorevole, in particolare l'inserimento di quello che è il controllo periodico delle nuove destinazioni d'uso lo troviamo un elemento molto interessante per un discorso di, rispetto a una discontinuità del passato, di controllo e di verifica del territorio di Sesto San Giovanni. Grazie. Grazie a lei consigliere Valsecchi, passiamo alla votazione della delibera così emendata. Apro la votazione. Non va. Meno. Elettiva. Posso. Mi schiaccia. Brava. Fa la dichiarazione. 6-1. Ormai più. Non va. Vabbè, proviamo. Non c'è. Possiamo riprovare. Se no, per alzata di mano. Va bene? Aspetta. Sì. Proviamo. Non va. A me no. Per alzata di mano. Senta, non perdiamo tempo, andiamo per alzata di mano così almeno. Favorevoli. Allora, favorevoli. 16 voti favorevoli. Contrari? 4 contrari. Astenuti? 3 astenuti. Il Consiglio approva. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? 16, unanimità. Grazie. Grazie. Passiamo al punto 21, approvazione del verbale delle sedute consigliari del 18 aprile 2017, del 5 giugno 2017, del 13 luglio 2017, del 20 luglio 2017, del 27 luglio 2017, del 28 luglio 2017. Se non c'è nessuna osservazione, apro la votazione. Dovrebbe esserci. Sì, c'è. È votato. Chiudo la votazione. Non hanno votato. No. Non hanno votato. Allora. No, fate. Sì, io fanno. Lo facciamo a voce, dai. Okay. Allora, favorevoli 16. No. Favorevoli 16. No. Mancano cromatico 5. 1, 2, 3. Allora, presenti con 5 voti. Presenti 23. Allora, presenti 23. Favorevoli 16. 16. Astenuti. No, i 2 ci sono, mancano solo i 5. Quindi 2, 5, 7 astenuti. Ok. 16, 7, 23. Ci siamo. 16 favorevoli, 7 astenuti. 16 favorevoli, 7 astenuti. Consiglio approva. La chiudiamo. E ci aggiorniamo al 20. Chiudiamo. No, c'è il Presidente. Chiudi, c'è.
Presidente, sull'ordine dei lavori, perché c'è ancora mezz'ora, ma davvero la mia mozione porta via pochissimo tempo. Siccome il consigliere regionale... Consigliere, io la faccio parlare, le faccio presente che alle 12 meno un quarto in punto stacco. Io in tre minuti... Confido in lei. No, in tre minuti, tanto pochi minuti per presentare. Prego, prego, prego. Posso? Prego, prego. Grazie Presidente, anche perché devo, non lo so, consigliere, prosegua. Posso, grazie Presidente. Io ho iscritto all'ordine del giorno una mozione sulla regolamentazione della cannabis terapeutica e per l'istituzione del registro del testamento biologico. Non chiedo a questo consiglio comunale di pronunciarsi nel merito, non dobbiamo aprire una discussione su questa proposta che è rimessa alla valutazione del consiglio regionale, ma da legislatore di strada, quale sono, unitamente ai miei amici della lista popolare per Sesto, a Radicali Italiani, all'Associazione Luca Coscioni, noi abbiamo raccolto a Sesto San Giovanni numerose firme che hanno portato alla proposta per una proposta di legge di iniziativa popolare per la regolamentazione della cannabis terapeutica e per l'istituzione del registro del testamento biologico. Abbiamo raccolto 12.000 firme e le abbiamo depositate al Consiglio regionale. Abbiamo avuto più audizioni, anche delle manifestazioni di dissenso. Io stesso sono stato accompagnato fuori dall'aula del Consiglio regionale, ma nello scorso mese di luglio dal vicepresidente del Consiglio regionale della Lega Nord abbiamo ricevuto la promessa di poter discutere in Consiglio Comunale questa proposta, che attende di essere calendarizzata da 13 mesi nonostante la legge 1 del 1971 imponga la calendarizzazione in tre mesi dalla sua iscrizione, dal suo deposito. Ebbene, quello che chiediamo al Consiglio Comunale di Sesto è di dare una mano all'Associazione Luca Coscioni ed avere rispetto dei presentatori, fra i quali ci sono molti malati, che chiedono che questa legge venga semplicemente discussa e non approvata necessariamente, e quindi quello che chiediamo è un contributo all'approvazione affinché sia discussa in tempi brevi, nonostante ciascuno di noi possa avere una posizione differente. È un gesto di generosità democratica che potrebbe essere utile a sensibilizzare il legislatore regionale ad approvare quanto prima questa legge. Chiedo che non vi sia un impegno politico nel merito, ma che vi sia quantomeno il rispetto di questa fatica che anche molti cittadini sestesi hanno fatto di raccolta delle firme, e quindi un segnale di rispetto dei diritti civili e democratici che stiamo rivendicando in Regione Lombardia e che sono certo che possa essere accolta. Il segnale che il Comune di Sesto possa dire al legislatore: guarda, attenzionala, iscrivila all'ordine del giorno e poi decidi nella tua libertà, potrebbe essere anche un bel segnale di partecipazione democratica. Grazie. Grazie consigliere Piano. Apro la discussione. Bonomelli. Bonomelli. Allora, in merito alla mozione che ha presentato il consigliere Piano, bisogna prendere atto che la materia di cui stiamo parlando è una materia molto complessa, sia dal punto di vista sanitario, sia dal punto di vista organizzativo e successiva applicazione. Bisogna poi prendere atto che la Regione Lombardia già da tempo sta sottoponendo all'analisi
tutte queste problematiche. È anche vero che, pur non essendo ancora stato recepito il decreto ministeriale, nella pratica è già consentito l'uso della cannabis a scopo terapeutico per le patologie, per esempio, ve le spiego, patologie che comportano sia dolore sia spasmi, come la sclerosi multipla, e le lesioni del midollo spinale. Possono anche usufruire del servizio anche i pazienti in cura per l'anoressia, per le malattie che causano dolore cronico e per la sindrome di Tourette, oltre che per gli uomini e le donne sottoposte a chemioterapia, radioterapia e terapia per HIV. Pertanto è vero che siamo in mancanza di un'approvazione, ma nell'effetto pratico, che poi è quello che serve, è quello che noi dobbiamo andare a guardare, le persone che hanno bisogno di cure, e per bisogno di cure c'è bisogno dell'uso della cannabis terapeutica, già da adesso possono usufruire dei servizi. Inoltre mi stupisce perché l'estensore di questo emendamento, di questo ordine del giorno, vuole forzare la mano. Vuole forzare la mano che cosa? Dicendo: attenzione, tu comune di Sesto devi invitare, andare in regione e dire che nel prossimo consiglio va discusso tutto questo argomento, che già, come avevo accennato, è molto complesso. E allora le cose vanno fatte bene, con calma e valutare. E direi che questa proposta è quantomeno impropria, e voglio utilizzare un termine caro al consigliere Piano, è anche invasiva. Dai devoti Oli, invasiva, è meglio chiarire cosa si intende, che tende a invadere, che serve a invadere. Pertanto qui si vuole invadere le competenze di un organismo come la Regione Lombardia, come il comune di Sesto San Giovanni, che deve deliberare quando? Nel prossimo consiglio, veloce. Un'argomentazione così complicata, che porterà poi degli effetti enormi su chi ne ha bisogno, la dobbiamo decidere quando? Al prossimo consiglio. E no, questo non va bene. Pertanto noi non è che possiamo essere d'accordo a questa mozione. Grazie. Grazie a lei. Se non ci sono altri interventi, faccio presente che i capigruppi hanno facoltà di intervenire. Non ci sono interventi, allora dichiarazione di voto. Apro, andiamo per la dichiarazione di voto. Per dichiarazione di voto. Prego. Allora. Pasquinelli, lei sta facendo la dichiarazione di voto? Sì. Prego. Allora, in merito alla mozione presentata dal consigliere Piano, la Lega Nord esprime il suo voto contrario, in quanto questa complessa materia è già da tempo oggetto di analisi da parte della Regione Lombardia, come ampiamente illustrato dal consigliere Bonomelli. Grazie. Grazie a lei. Se non ci sono altri interventi, apro la votazione. No, devo votare. Dov'è? 4. 2. No. Contrari 2. Sorry. Chiudo la votazione. Scusi. Presenti. Ho sbagliato una votazione. Prego. La correggiamo. Si può correggere. Mi dica alla dichiarazione di voto. Io dico no, assolutamente. Ho sbagliato. Ho detto sì. No, Tullio Tanasio. No secco. Tanasio era verde, diventa quindi 18 presenti, favorevoli 2. 18 presenti, favorevoli 2, contrari 12, astenuti 5. No, astenuti 4. Astenuti 4. No, aspetta, aveva votato favorevole, da capo, favorevoli 1, che piano, favorevoli 1, favorevoli 1, contrari 12, contrari 12, astenuti 5, astenuti 5, il consiglio non approva, grazie. Chiudiamo il consiglio comunale alle 23:39, buonasera.